Noi siamo partiti stamattina da Reggio Calabria alle 4. Pensavamo di essere qua verso mezzogiorno per poter dare il nostro contributo a questa discussione che stiamo facendo stasera, e credo che sia importante, compagni, fare un po' la cronostoria di quello che ognuno di noi ha vissuto all'interno dei vari partiti comunisti ai quali noi abbiamo contribuito nelle varie battaglie che ci sono state. Io vado dicendo che quest'anno festeggerò la 46esima tessera, ininterrottamente, compagni. Ma vedete, io credo che la cronostoria serve, perché ci deve essere la memoria storica. Però oggi noi dobbiamo ragionare in modo diverso. Perché dico questo, compagni? Perché rinnego quello? Io non rinnego nulla, non sono un pentito. Sapendo che si sono commessi errori che hanno portato, purtroppo, i comunisti che ancora si ritengono tali, come dire, ad allontanarsi gradualmente dalla politica. Le intelligenze che ci sono in questo paese, che ancora si dichiarano comunisti, non hanno ritrovato negli anni, compagni, una possibilità di dare il loro contributo e di dire la sua rispetto alla società che vogliono. Oggi credo che noi abbiamo un'impresa davanti, ed è quella di dare a questo paese una forza comunista degna di questo nome. Non lo faremo, compagni, se non riusciamo a capire che le lacerazioni, e ragioniamo, io non voglio farlo in termini critici, ma è anche di autocritica, ovviamente, perché nessuno si può sentire, voglio dire, esonerato da quello che è successo negli anni all'interno dei vari partiti. Se non partiamo dalla considerazione e dal fatto che noi abbiamo raggiunto questa situazione, e quindi non abbiamo un partito comunista come lo volevamo quando è nata Rifondazione Comunista, parliamoci chiaro, al di là, forse e senza forze, perché i gruppi dirigenti sono rimasti all'interno di una discussione che non andava al di là di quella che era la propria posizione all'interno dei partiti. Io credo che se non partiamo da questo, e noi abbiamo bisogno di un gruppo dirigente, che, facendosi forte di quelle che sono state le manchevolezze e i problemi che hanno lacerato i vari nostri partiti, compagni, devono cercarli di superarli positivamente. E non parto dal fatto che noi abbiamo la necessità di un gruppo dirigente, compagni. Io parto intanto dalla necessità che c'è, l'esigenza intanto di avere assieme a noi tanti cittadini e compagni che ancora credono in questo, il nostro ideale. E che segnale mandiamo? La dico così, compagni, in termini critici ed autocritici. Questa è la quinta volta che ci vediamo. Noi e Bruno, l'altra volta abbiamo fatto, non più tardi di qualche mese fa, un'assemblea a Siderno. Non era pensabile che poteva avere, io l'ho vista come un successo, non lo so se il compagno Bruno Steri ha la mia stessa impressione, di gente che veniva ad ascoltarci, che voleva di risposte in qualche modo, anche se poi non è intervenuta, anche se c'è stato pure qualche, voglio dire, intervento critico nei confronti del vecchio Partito Comunista, ma si aspettava da noi un messaggio forte, che era quello di raccogliere attorno a quest'idea, no, tutte quelle forze che necessariamente, compagni, noi dobbiamo avere al nostro fianco. Se no, non lo facciamo. È sbagliato, ritengo, compagni, per ognuno di noi pensare che si può costruire un nuovo partito comunista o l'unità dei comunisti in questo paese se partiamo dai gruppi dirigenti. Io credo che sia profondamente sbagliato, compagni. Il gruppo dirigente si costruisce negli anni, e si costruisce attraverso una loro capacità di misurarsi con la realtà
E deve essere un gruppo dirigente, compagni, che non la deve pensare in modo compiatto, come dire, tutti allo stesso modo. Ci mancherebbe altro, non saremmo comunisti, compagni. Però deve capire e deve sentire il bisogno, no? Di confrontarsi comunque sempre con le situazioni. Vedete, la finisco perché non voglio farla molto lunga. Però dobbiamo avere anche altre certezze, compagni. Se pensiamo che possiamo partire, no, con una discussione di questa natura, con questioni che riguardano percentuali, con questioni che riguardano chi deve essere il nuovo segretario, con questioni di chi sarà il componente della nuova direzione, no, io credo che noi non facciamo, voglio dire, un buon lavoro. I compagni devono capirlo, che noi dobbiamo ragionare in modo diverso di come abbiamo ragionato fino adesso nei vari partiti, fermo restando che io, come detto, non rinuncio, voglio dire, e non ne sono pentito di quello, di come ho operato all'interno del mio, prima nel Partito Comunista e poi in Rifondazione Comunista. Non è nemmeno una questione, compagno Leone, di tessera. Io prenderò la tessera perché non voglio avere una vacanza, ci mancherebbe altro, ma questo non mi impedisce domani, no, di dire: io esco da Rifondazione perché voglio costruire e portare la maggioranza dei compagni di Rifondazione in un nuovo soggetto comunista. Questo sarà. E guardate, mentre discutevamo con i compagni stamattina, mentre venivamo, non è un problema se, compagni, usciamo o non prendiamo la tessera. Il problema è un altro. Io ritengo, compagni, che non possiamo arrivare al congresso, e qua sta alla nostra capacità e alla volontà dei compagni che si stanno misurando su questo progetto, di arrivare a un congresso di Rifondazione Comunista che forse si terrà alla fine del 2016 o agli inizi del 2017 per fare una nuova scissione. No, compagni, io non sono uno scissionista. Io, se esco da Rifondazione, esco perché non condivido la linea politica del compagno Paolo Ferrero e della maggioranza che lo sostiene, ma perché ho un'idea, compagni, che c'è la necessità di un nuovo soggetto politico, non come lui dice, del nuovo soggetto della sinistra unita, compagni. No, io questo progetto non l'ho condiviso e mi sto battendo all'interno delle riunioni che stiamo facendo, anche nelle fondazioni comuniste, per dire, anche a Paolo Ferrero l'ho detto l'altro giorno, noi dobbiamo lavorare per l'unità dei comunisti perché il tuo progetto è fallito, fin qui tu non hai avuto risposte. Lo dico anche ai compagni, non lo so se ci sono compagni dei comunisti, visto la Manuela Palermi, finisco. Vedete, compagni, noi avevamo iniziato a fare un lavoro che era quello della commissione politica che doveva preparare il documento politico e quello dello statuto. Io credo che sia stato un errore, no, non aver convocato, Bruno, le due commissioni per andare avanti su questo terreno. Se ci sono problemi, compagni, discutiamolo all'interno di noi, e non per tutti per forza devono farne parte. Ognuno, voglio, se non se la sente, faccio un'altra cosa. Però noi abbiamo l'esigenza, non noi, l'esigenza per avere un partito comunista perché siamo nostalgici, perché vorremmo che... No, compagni, l'esigenza di questa società in Italia di avere un partito comunista, e non entro nel fare, voglio dire, una critica nei confronti del governo per quello come stava governando a livello nazionale Renzi e sul territorio, voglio dire, De Luca, ma anche Oliverio e compagnia, per dirle tutte queste cose, compagni, e le contraddizioni che ci sono all'interno, ma noi non abbiamo una voce, perché anche questo abbiamo perso il gusto, compagni. E l'altra questione, vedete, noi invece di discutere oggi se c'era la necessità di come arrivare a questo processo di ricostruzione di una forza comunista, a me sarebbe piaciuto, compagni, perché noi l'associazione in qualche modo l'abbiamo costituita, parliamoci chiaro, discutere se a Roma noi potevamo essere presenti alle elezioni romane con una nostra lista, se a Milano eravamo nelle condizioni di presentare una lista con il nostro simbolo. Finito, ho finito.
se e così via, compagni, e non fare una discussione se appoggiare questo o appoggiare quello, perché se noi continuiamo a ragionare su questo, io credo che, come dire, in Calabria diciamo, divertimo dalla casa. Vi chiedo scusa, compagni, con questa metafora, ma ho finito.